Vogliamo ringraziare il MACM, l'ingegner Venditti in particolare, perché ha contestualizzato perfettamente gli obiettivi del progetto Se Posso nell'ambito del Ministero e nell'ambito quindi delle valutazioni di impatto ambientale. E ci teniamo particolarmente poi a ringraziare tutti i relatori, i partner, perché hanno raccontato, diciamo, hanno spiegato perfettamente il progetto, i suoi obiettivi e quelli che saranno i risultati attesi. Vogliamo ringraziare anche i partner stakeholder come l'Autorità Portuale di Piombino e come l'ARPAT che ci hanno fatto toccare con mano appunto cosa sono i piani, i progetti e il loro punto di vista quindi del proponente e di chi propone e di chi controlla. Inoltre vogliamo poi ringraziare gli stakeholder perché ci hanno portato diciamo, il loro punto di vista che per noi, come abbiamo detto più e più volte, è fondamentale. Terna ha evidenziato quindi come si può lavorare anche evitando, cercando di evitare il più possibile danni diretti alla Posidonia, oppure come in questo ultimo caso, Saipem, che ci ha mostrato come diciamo, ci sogno società che vogliono condividere quelle che sono le attività di compensazione che devono realizzare. In seguito, diciamo, all'erogazione. E inoltre ringraziamo anche l'area marina protetta di Favignana perché è un caso per noi emblematico che speriamo sia appunto esportabile. Quindi ci ha mostrato come il trapianto, sì, è vero, oggi è una misura di compensazione, però può avere anche un'accezione, diciamo, nel restoring ambientale. È un argomento molto dibattuto e molto controverso, ne siamo consapevoli, però diciamo, è un buon esempio. E soprattutto per il futuro, e anche per il futuro di questo progetto. Alle vostre spalle c'è il tanto desiderato lunch, buon appetito e ci rivediamo per la tavola rotonda e sentiremo tante altre voci in capitolo. Grazie.